sezione di Salerno dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti inaugura il centro oculistico sociale in via Aurelio Nicolotti 13 a Salerno. Il nuovo servizio dell'UICI assicurerà visite e consulenze oculistiche per la popolazione. L'iniziativa punta alla prevenzione e cura delle malattie a vista a favore, in particolare delle categorie meno abbienti. L'UICI è impegnata nell'assistenza e servizio ai ciechi e agli ipovedenti, ai quali sono garantite cure mediche, assistenza e servizi legali. Con il centro oculistico sociale, l'UICI amplia la sua rete di servizi estendendoli a tutta la popolazione e non soltanto più agli associati e familiari. È un'iniziativa straordinaria dell'Unione Italiana Cieche, è un onore per noi di Salerno, una bellissima iniziativa che si aggiunge alle tante iniziative di solidarietà delle istituzioni comunali e regionali nei confronti dell'Unione Cieche. Noi sosteniamo ogni anno le attività dell'Unione, abbiamo fatto negli anni scorsi delle intese davvero molto belle, nel senso che la Regione consente l'acquisto dei testi in braille, consentiamo alle ragazze e ai ragazzi di frequentare le scuole superiori, le università, di dotarsi di un titolo di studio. Stiamo incrementando la riserva per disabili, per ciechi in particolare, nei concorsi pubblici che promuoviamo, ma insomma credo che ci sia davvero un rapporto di solidarietà e di sostegno che viene da molto lontano. Devo aggiungere anche una notizia importante: alla Vanvitelli, seconda università, abbiamo oggi un livello di ricerca scientifica per quanto riguarda l'oculistica che è davvero straordinario, in particolare la ricerca genetica rivolta alla cura di patologie che qualche anno fa sarebbero apparse assolutamente incurabili e destinate ad evolvere verso la cecità. Oggi riusciamo a dotare per il 90% di capacità visiva tante ragazze e ragazzi, ma anche persone di mezza età, che in altri anni avrebbero visto davvero l'impossibilità di risolvere i propri problemi. Questo è un segno di speranza ed è, come dire, un motivo di incoraggiamento ad andare avanti, a cercare il lavoro, a pensare alla propria vita, perché davvero credo che in tempi medi avremo risultati sul piano scientifico davvero inimmaginabili qualche anno fa. L'intento è quello di sviluppare la salute della vista con controlli efficienti e attrezzature di ultima generazione. Tutelare la salute degli occhi e la vista è una missione sociale di grande importanza solidale che contribuisce al benessere personale e collettivo, sostiene i soggetti fragili e mette in campo le migliori tecnologie per migliorare la qualità di vita e di lavoro.